Auguri per una buona primavera, in che le prendi di primavera, oggi 20 marzo 2021, appunto stamattina, da quello che ho letto alle 10:37, se ben ricordo, è incominciato appunto quel periodo dal punto di vista astronomico definito primavera, quindi la stagione della rinascita, della rifioritura, eccetera, tanto cari poeti a noi tutti, che si concluderà il 21 di giugno, quando comincerà l'estate. Quindi oggi c'è l'equinozio, cioè pari durata del dì e della notte, e questo nel nostro emisfero boreale, perché in quello australe incomincia viceversa l'autunno. Abbiamo sentito dalle notizie che oggi c'è stata addirittura la neve al sud, che sì, fa un po' freschino, però del dire neanche le caldine, insomma, se proprio è un po' il tendemasche che subito cambia, mazzo pazzarello si suol dire, che non incominci subito la primavera in maniera così decisa, doveva essere un buon segno per i contadini, perché dice Cherubini che primavera tardida le mai fallida, cioè l'annata agraria va buona infallentemente se la primavera tarda ad aprirsi. Ora è chiaro che non ci auguriamo la neve, soprattutto laddove sono già fiorite le piante, che sarebbe un danno evidentemente. Beh, vediamo come la va. D'altra parte abbiamo già visto che sull'andamento stagionale del tempo, eccetera, abbiamo già notato tante volte tanti proverbi che la tradizione popolare portava avanti e che a volte si contraddicono l'uno con l'altro. D'altra parte, se in italiano si dice che una rondine non fa primavera, che in sul vocabolario del Cherubini si dice che un fiore fa mica primavera, che poi è la stessa roba, è una roba compagna. Detto questo, auguriamo buona primavera. Domani, quinta domenica di Quaresima, si sarebbe dovuta svolgere a Paderno la fiera di primavera, ma per il secondo anno consecutivo, a causa dell'emergenza virus, questa manifestazione, così come tutte le altre, sostanzialmente è stata sospesa. Mi verrebbe da un pensiero di solidarietà e insomma, di vicinanza agli amici del comitato Fiera di Primavera, perché anche a noi con la Fiera di Dugnano è stata la stessa roba. Purtroppo, insomma, ne sci, dispiace per la gente, dispiace per chi ci lavorava, lo sappiamo. Dobbiamo ancora cercare di tenere duro e vediamo un po' se la bella stagione ci porterà buone notizie. Un fiore fa mica primavera, una rondine non fa primavera, ma un cicinì de buncuraci magari mi aiuta a incominciare la primavera come si deve. Tanto vi auguriamo. Ciao ciao!